Si chiama L'attesa ed è il lavoro ideato dai ragazzi dell'Istituto del Polo 3 di Fano insieme alla collaborazione del Comune, Ami Trasporti e Avip Italia. Il progetto vede come obiettivo l'abbellimento delle pensiline dell'autobus dislocate su tutta l'area della città. I primi manifesti sono stati installati già la scorsa estate in zona mare e in queste settimane lungo le vie vicino al centro fino ad arrivare in un secondo momento anche alla periferia. Hanno lavorato l'Istituto Tecnico Seneca e l'Istituto del Polo 3, insomma il professionale web community, e gli studenti hanno lavorato su aspetti della città di Fano, non solo aspetti architettonici ma anche personaggi e anche elementi, insomma, che caratterizzano la nostra città, cercando di ridare con la loro creatività, restituire immagini appunto della nostra città. Un coinvolgimento degli studenti non solo attraverso l'immagine ma anche tramite il video. Infatti tutti i manifesti sono muniti di un QR code, ovvero un codice identificativo che, se ripreso con la fotocamera di un cellulare, aprirà automaticamente una pagina con filmati, approfondimenti, spiegazioni del progetto insieme a tutti i lavori svolti dai ragazzi, entusiasti come anche motivati gli alunni che hanno partecipato. Ho voluto rappresentare una parte caratteristica di Fano, che è il pincio, farla diventare una clessidra in modo da dare quest'idea di tempo che scorre in mezzo a Fano, che è quello che è il posto in cui ci troviamo. È stato interessante molto vedere il bozzetto partire dal disegno iniziale, e vederlo qui è veramente un traguardo per noi studenti che studiamo per questo tipo di lavoro, e darcene questa possibilità e vederlo fatto è veramente molto, molto interessante, molto bello. Sono molto contento di questa cosa, perché comunque mi sono impegnato molto nella realizzazione appunto del progetto, e come penso anche tutti i ragazzi che hanno partecipato. E appunto ci era stato chiesto comunque di fare una ricerca su un aspetto di Fano che ci piaceva, ci è servito per conoscere comunque il territorio. Sono molto contento comunque di come è venuto fuori il lavoro, perché comunque tutte le persone che abitano a Fano, anche i ragazzi, i miei amici, vedranno per sempre questi disegni. Io mi sono divertita molto, è stata per me molto motivante, e infatti secondo me la motivazione per gli studenti è molto importante, perché ci spinge a dare sempre di più, e vorrei ringraziare infatti per averci offerto questa opportunità. Nei lavori possiamo già trovare il porto, il mare, il Lisippo, passando per la Moretta, il Carnevale e le bellezze della nostra città. Il progetto delle pensiline è sicuramente un progetto multidisciplinare, proprio perché va a toccare più tematiche. Parte da un'idea che viene realizzata attraverso la professionalità dei nostri giovani, ma che guarda anche al futuro nell'uso della tecnologia, perché appunto all'interno di ogni pensilina, oltre che valorizzare quello che è il tema dell'attesa, perché è proprio nello spazio in cui si sta ad aspettare un qualcosa, ma l'attesa in senso molto generale. Grazie appunto all'idea dei ragazzi, loro sono riusciti a declinarla in più aspetti, in più forme. Per questa attività ringrazio sicuramente l'istituto che si è messo a disposizione, ma anche Ami, che appunto ha messo a disposizione tutte le pensiline e si è occupato della stampa grafica, che ci dimostra che quando la città vuole crescere lo si fa sempre insieme.